Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete finalmente torno con un nuovo video e vi assicuro che in questo momento sto morendo perché sono provato dall'allergia ai pollini. Però vabbè, mi sono imbottito di antistaminici perché dovevo assolutamente fare questa parte di video perché mi mancava questa per completarlo. Comunque, oggi vi porto la spiegazione di un effetto molto semplice. In realtà è più la spiegazione di un principio matematico, appunto, molto semplice, di cui tra l'altro vi avevo già un po' parlato in un video tempo fa dove vi proponevo degli indovinelli a tema magia. In quel video parlavo di indovinelli. In questo video applico quel principio a un effetto di magia. Prima di iniziare vi ricordo solo due cose velocissimamente. La prima è che è iniziato il contest dei 50.000 iscritti, dove ci sono un sacco di premi in palio, quindi se non avete ancora visto il video vi lascio il link in descrizione. E la seconda è che questa domenica 6 maggio ci sarà una mia conferenza a Venezia. Se volete info più dettagliate riguardo e prenotare un posto, perché ovviamente i posti sono limitati, potete scrivermi su Instagram o Facebook oppure contattare l'organizzatore dell'evento, ovvero Daniele di Tutto Magia, vi lascio il numero in descrizione. Detto questo, non perdo altro tempo e andiamo con l'effetto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento e se non siete iscritti al canale iscrivetevi per non perdere nessun video. Bene ragazzi, eccoci alla performance dell'effetto che voglio mostrarvi oggi. Come avete visto è un effetto con le carte, quindi utilizzeremo un mazzo di carte, ovviamente tutte carte regolari, quadri, cuori, fiori, picche, solito, a cui ovviamente si può dare anche una mescolata in questo modo e perché no anche un taglio. A questo punto viene chiesto allo spettatore di dirvi stop in un punto qualsiasi per andare a creare un numero di carte casuale, quindi si chiede allo spettatore di dirvi stop, ad esempio stop, completamente a caso, e una volta che ha creato questo mazzetto di carte, questo viene capovolto e viene mischiato con il restante mazzo. Ok, in questo modo. Vi do un'altra mescolata per creare proprio caos totale, disperdere le carte girate a faccia in alto. Ok, e ovviamente si può andare anche a tagliare quante volte si vuole. A questo punto quindi c'è un completo caos all'interno del mazzo tra carte a faccia in alto e faccia in basso. E io adesso voglio provare a fare una cosa. Ovvero devo cercare di creare due mazzi che abbiano lo stesso numero di carte girate a faccia in alto. Ma per farlo non potrò usare la vista. Quindi dovrò tenere gli occhi chiusi. Ovviamente voi dal video non potete sapere se ho gli occhi chiusi, quindi ora utilizzerò qualcosa per coprire in modo che ci crediate. E la cosa interessante è che io ovviamente non ne ho idea di quante carte ci sono girate e soprattutto dove siano, quindi sarà davvero difficile, ma ci provo. Utilizzerò questo cartoncino che mi permette di non vedere il mazzo e ci provo ragazzi. Non è semplice. Penso ci sono, sì ci sono. Proviamo. Vediamo in entrambi i mazzi quante carte girate ci sono. In questo abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carte girate a faccia in alto. Vediamo se anche in questo ci sono 13 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 carte girate. Esattamente lo stesso numero di carte girate in entrambi i mazzetti. Io non potevo vedere nulla, non potevo sapere il numero delle carte e soprattutto dove fossero le carte girate. Bene, ma vediamo ora la spiegazione di questo gioco, che è davvero molto semplice. Come vi dicevo nell'introduzione, questo gioco si basa su un principio di cui avevo già parlato in un video dove vi facevo degli indovinelli riguardanti la magia. Ora, immagino che molti di voi non abbiano visto quel video, non se lo ricordino, quindi vi vado a spiegare nel dettaglio come funziona. Prima di tutto, non è vero che io non so quante carte girate ci sono all'interno del mazzo. Infatti, quando vado a scorrere le carte e mi faccio dire stop dallo spettatore, io in realtà le sto contando, quindi quando lui mi dirà stop, io so esattamente, ad esempio, che qua ce ne sono 16, perché ho contato 4 volte 4, infatti 4, 8, 12 e 16. Quindi il numero di carte che viene scelto in realtà io lo conosco. Dovrete ovviamente allenarvi a contare le carte mentre le state scorrendo. A questo punto mettiamo che lo spettatore vi dica stop dopo appunto 16 carte, quindi 4, 4, 4 e 4, 16. Voi dovete andare a capovolgere questo mazzo e come da performance mischiarlo col restante. Quindi vado così a mischiare. Potete mischiare anche di più in modo da distribuire bene tutte le carte, disperderle faccia in alto e faccia in basso.
e si può ovviamente tagliare, continuare a mischiare, potete fare quello che volete. A questo punto voi sapete il numero, ma non sapete dove siano le carte. Questa parte era vera, perché voi non avete idea, perché il mazzo è stato mescolato completamente. In realtà a questo punto è semplicissimo. Infatti voi dovrete chiudere gli occhi, oppure meglio ancora mettere il mazzo dietro la schiena in modo che nessuno possa vederlo. E quello che dovete fare è semplicemente andare a contare dalla cima del mazzo lo stesso numero di carte girate che avete messo nel mazzo. Quindi in questo caso 16. Contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E una volta che avete questo mazzo di 16 carte, lo capovolgete a faccia in alto e ora avrete due mazzi con lo stesso numero di carte girate verso l'alto. Infatti voi non avete specificato che i due mazzi abbiano lo stesso numero di carte totali, ma solo che abbiano lo stesso numero di carte girate a faccia in alto. E se infatti ora vado a contare, vedrò che qua ne ho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, quindi 11 carte, e in quest'altro mazzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Lo stesso numero di carte faccia in alto. Ma perché questo principio funziona? In realtà è molto semplice, vado a spiegarvelo. Vi faccio un esempio più semplice. Prendiamo ad esempio, non so, 10 carte, quindi 5 e 10. E da questo mazzo, ad esempio, prendiamone 3 che capovolgiamo a faccia in alto e che andiamo a disperdere nel mazzo. A questo punto, come vi ho spiegato, mi basterà prendere 3 carte e girarle a faccia in alto. E capite subito perché funziona. Ora sapete che ci sono 3 carte all'interno del mazzo che sono girate a faccia in alto. Se io ne prendo 3 e le capovolgo, se dovessi casualmente prendere esattamente le 3 che erano già capovolte, andando a capovolgerle, qua ci saranno 0 carte e qui 0, perché ho appena tolto le 3 carte. Se invece dovessi prendere ad esempio solo 2, quindi 1, 2 e 3, una carta già girata, all'interno di questo mazzo ne rimarrebbe una girata a faccia in alto, ma girando queste due vado a girare quelle che erano già a faccia in alto e quella a faccia in basso diventa a faccia in alto, quindi qua sarà una e qua sarà una. Non penso ci sia bisogno di continuare a spiegarvi come funziona, ma vi faccio il caso ovviamente estremo, ovvero io vado a prendere 3 carte che non sono già capovolte, quindi lascio all'interno del mazzo queste 3 che sono invece a faccia in alto e ovviamente girando questo mazzetto avrò 3 nuove carte a faccia in alto che corrispondono al numero rimanente nell'altro mazzo. Quindi un principio davvero semplicissimo. Ovviamente con questo principio potete sbizzarrirvi nell'inventarvi una bella presentazione o magari anche applicarlo per creare un effetto tutto vostro. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, spero che la spiegazione sia stata chiara. Se è così magari lasciate un mi piace, un commento e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e non volete perdervi nessun video. Io vi ricordo della conferenza del 6 maggio a Venezia. Se siete interessati, vi lascio tutte le info in descrizione. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!